Buongiorno a tutti gli appassionati di basso, sono Carlo e questo è il canale dove ogni giorno vi suono e vi spiego un riff. Quello di oggi utilizza la tecnica del double thumb, una tecnica che a me piace molto e di cui ho scritto un metodo ebook che potete trovare se interessati sul mio sito www.carlochirio.com oppure in vendita sui digital store tipo Amazon o iTunes. Veniamo pure al riff di oggi. Innanzitutto, nello slap tradizionale, io colpisco in questo modo la corda, diciamo dall'alto verso il basso, lasciandola poi vibrare, tipo un colpo di frusta. Questo è lo slap tradizionale. Nel double thumb, invece, il movimento viene fatto più dall'alto verso il basso, in modo da avere un doppio movimento, verso il basso colpendo la corda, poi mi appoggio sulla corda sotto e poi vengo in su colpendola con questa parte dell'unghia, diciamo, facendo così un colpo doppio, anziché singolo. Il riff di oggi inizia proprio così. Andiamo al tasto 7 della corda di La e facciamo questo double thumb, giù e su. Dopo c'è un doppio strappato, corda di Sol, tasto 7-9. Tutte e due strappati. Per arrivare al Re, alla mia nota d'arrivo, utilizzo un'altra nota strappata, ma questa volta una dead note. Molto spesso le note morte vengono utilizzate proprio per dare possibilità alla mano di spostarsi. Sul Re farò di nuovo il mio double thumb. Qua inserisco un pezzo di slap tradizionale. Nota morta, nota morta, nota morta, Do, La, suonato in slap tradizionale. Esercitatevi solo su questo pezzettino. Nota morta sulla corda di Re, sulla corda di Sol, Re, Sol, corda di Sol ma nota Do strappata, e poi La con lo slap tradizionale. Dopo ricomincia, nota morta, Mi a vuoto, giù, su, La, giù, Si, su, e Re, giù. Dopo, alla fine faccio uno strappato finale con pull off, corda di Sol, tasto 7 che scende a 5. Grazie per aver seguito il video fino alla fine, spero di esserti stato utile in qualche modo. Ogni mi piace, commento è molto gradito e mi aiuta a migliorare e crescere. Per rimanere in contatto iscriviti alla pagina Bass Riff of the Day e dal mio canale YouTube. Ci vediamo al prossimo riff, grazie e buona musica.